Cara Nunzia Decola, ho qui fra le mani il libro di Filippo Maria Tripolone, La Lanterna Bianca, e devo dire che mi ha particolarmente colpito per la profondità dei sentimenti che esprimeva Filippo nelle sue poesie. Voglio omaggiare te e lui leggendo qualcuna delle sue poesie. Un'altra alba. Un'altra alba aspetta ancora più forte della prima, al fine di rendere più vera la prima e non renderla come fosse un sogno. Il mio maestro insisteva nel dirmi che l'oceano è più grande delle stelle e del cielo infinito, senza capire che l'infinito ero io. Io ero più grande del mare e le stelle e del grande universo. Avevo l'occhio troppo piccolo, non vedeva più in là dell'immenso, non vedeva me. Ebbrezza. Salgo sui cavalli puro sangue, che mi sbuffano, tenaci, in un orecchio una strana forma di ebbrezza. Essi sono irrequieti, irrompendo dalle stalle, con coraggio sfidano la paura, con in groppa i loro cavalieri. Pensavo che questa è libertà, e nella corsa si apriva un interminabile viaggio di campi verdi, colline, valli e monti, sino alle bocche di grandi fiumi, dove potersi dissetare e riposarsi, oltre quel colle e dietro le colline, laggiù. Ero già stato tempi or sono, ma non ne vedevo la bellezza che ammiro ora. Allora non potevo dare un valore alla vera libertà che ora posso solo sognare. Se solo avessi 10 anni in meno, questi sogni svanirebbero e vivrei con altri pensieri. Potrei cavalcare libero nelle mie verdi terre e bere anche con mani sporche l'acqua limpida e addormentarmi come un bambino sotto la mia stella preferita. Nomadi. Nomadi di deserto si spostano in carovane, lasciando dune dietro i propri passi. Cercano acqua e fili d'erba per sostare, per poi ricominciare da capo la loro esistenza con l'esperienza di sempre. Chissà se sogneranno di fermarsi un giorno non più nomadi, ma in fissa dimora, e non dover avere più come rotta la via delle stelle. Mitico. Un uccello volteggia nel cielo, indicando quante rotte si possono seguire. Anche una stella indica l'unicità di un punto da guardare. Ricordo da ragazzo la vita sulle strade e le cose da comprendere. In un raggio di sole vedevo muse e speranze. Nella mente, canti di strani animali, figure nelle onde marine, rumori mistici nella notte dei boschi. Un immenso piacere mi ha portato a leggere queste poesie di Filippo, e spero che questo omaggio sia di tuo gradimento. Ciao Nunzia, da Francesco Ferrante.